Buonasera a Via. tutti. È il primo kick-off che facciamo in modalità telematica, ma evidentemente non si poteva fare diversamente, quindi vi ringrazio per la partecipazione. È un po' difficile parlare davanti, tra l'altro non vedo neanche le facce dei miei soci, vedo soltanto la slide, per cui sto parlando ad una slide. Comunque vi ringrazio per la partecipazione. Abbiamo valutato di fare questo kick-off un po' avanti nell'anno, perché siamo a luglio, ma abbiamo pensato ne valesse la pena per condividere alcuni aspetti che sono stati trattati nel kick-off di SMEUP e per dare alcuni segnali che, parlando con alcuni di voi, avevamo già dato, ma che evidentemente era bello condividere insieme. Ho un po' di slide che poi vi saranno consegnate, quindi tutto sommato non sono slide, alcune anche dense di contenuti, ma è stato fatto apposta perché rimanga traccia di questo. Non so se verrà registrato poi anche l'audio di questo Sì, è tutto evento. registrato, Nel manderò poi caso. anche quello. Sì. Allora, vediamo un po' di numeri e poi vediamo le prospettive, soprattutto che è la parte più interessante. Sui numeri cercheremo di andare via veloci e per il resto. L'idea è quella di fare in tutto in un'oretta e poi lasciare una mezz'oretta di spazio per le domande. Alcune sono già arrivate via mail, altre potranno essere formulate da voi alla fine dell'intervento e così via. Ma allora, l'agenda è questa. La prima parte, due parole su quello che è successo, su come noi abbiamo reagito a quello che è successo noi come azienda, quindi dal punto di vista lavorativo. Poi un accenno all'andamento del 2019, ma soprattutto una prospettiva, un accenno alle prospettive del 20, perché il 19 lo consideriamo chiuso e anche bene, vedrete, è stato chiuso con dei buoni numeri. Vediamo di capire le prospettive del 2020, che era iniziato in un modo e sta continuando in un altro per motivi noti. Poi l'Incercoppa darà due informazioni riguardo a cose personali che riguardano l'azienda, comunque, cose sue che riguardano l'azienda. E poi la parte forse più strategica è quello che riguarda il futuro. Quindi, chi di voi ha assistito al kick-off di SMEUP e ha sentito le parole di Cagliardo, amministratore delegato, e di Silvano Lancini, presidente del gruppo, avrà colto delle novità anche che riguardano anche noi. Quindi, abbiamo pensato che valeva la pena di riprenderle in ottica soluzioni di PIN, non dimenticando però comunque l'ottica generale nel contesto in cui siamo inseriti, che è comunque un gruppo di 500 persone. E poi question and answer. Allora, non vi preoccupate dei contenuti di queste slide così dense, perché, ripeto, servono giusto per avere una traccia. Ma allora, noi abbiamo, direi che, insomma, abbiamo, come dice lo slogan iniziale, che opera di Stefania, uffici chiusi, momenti aperti. Effettivamente, non abbiamo perso tempo, non ci siamo persi d'animo e, nonostante fosse difficile operare in quel contesto, abbiamo trasformato la società da società fisica a società di smart working a tutto tondo. Sicuramente siamo stati avvantaggiati rispetto a società, tra virgolette, meno orientate all'informatica, ma comunque diciamo che dopo qualche giorno eravamo a pieno regime e abbiamo sicuramente fatto bene. Abbiamo portato avanti i progetti, anzi avete portato avanti i progetti senza particolari problemi. Molti di voi hanno, io stesso qualcosa ho fatto, aderito all'invito di Silvano Lancini di fare formazione, di fare corsi che SMEUP metteva in pista. Alcuni di noi hanno tenuto anche dei corsi, mi viene in mente Massimo Raffaldi, che ha tenuto un corso di QKDD e altre cose. Molti di voi hanno seguito questi corsi perché, insomma, il tempo c'era, soprattutto i commerciali. Marco Stadiotti credo abbia battuto tutti i record, sappia ormai un po' di tutto. Però, diciamo, e abbiamo fatto anche e soprattutto abbiamo dato continuità al supporto con i clienti, al supporto ai clienti. Quindi ognuno da casa, ognuno avrà dovuto dare il proprio cellulare, quindi questo forse è l'aspetto più. E quindi cellulari che magari poi squillavano anche, vabbè, comunque diciamo che aggiustandoci un po', e con un po' di andando a violare un po' quelle che erano le regole aziendali per cui il cellulare privato non si dava ai clienti, comunque siete riusciti, di questo non posso che ringraziarvi. Infatti, in questi mesi sono state rilasciate anche
delle nuove versioni di prodotto, ne cito qualcuno, in particolare un'app molto bella sviluppata dal gruppo Navision, un'app sviluppata da Marco Moretti insieme ad Alessandro Saviolo, una versione nuova di Approval, un prodotto che va a integrarsi, va a leggere i dati di fatturazione passiva e attiva dell'ERP, per il momento ACG solo, comunque può essere esteso anche ad altri prodotti, e lo va a paragonare, a confrontare con il cassetto dell'Agenzia delle Entrate. La cosa che è stata fatta molto, molto importante è stata l'attività di comunicazione. Cioè noi abbiamo notato che se nel mese di marzo non c'è stata molta. Non, non, la, molte aziende non si sono soffermate sul nostro sito, ha avuto un calo, il numero di visite è calato perché evidentemente la situazione era abbastanza critica, le aziende chiudevano, la gente stava a marcia, c'era veramente una situazione complicata, però da aprile, grazie anche ai contenuti che sono stati messi in linea, ai webinar, a tutto quello che è stato creato, che è veramente una quantità notevole, vi invito, se volete, chiedere a Stefania di mandarvi il documento Word che raggruppa i link dove sono registrati questi 15 webinar. Ce ne sono veramente alcuni interessanti che vanno dallo smart working, alla sicurezza, al lavoro dopo la pandemia, piuttosto che, insomma, diciamo che sicuramente webinar che hanno attirato visite sui nostri siti. Infatti la curva delle visite è cresciuta sensibilmente da aprile, si è impennata a maggio e è continuata a crescere a giugno, e abbiamo quindi ottenuto dei risultati non indifferenti in termini di lead, in termini di contatti, tracciati con un prodotto che abbiamo acquisito dal gruppo SMEAP, che si chiama Lead Champion, e alla fine il sito ha generato delle lead, delle opportunità su cui i commerciali stanno in questo momento lavorando, quindi sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti. Quindi eravamo distanti, ma tutti quanti hanno lavorato per la causa e avete fatto sicuramente bene. Diciamo che, per dire due parole sullo smart working, ecco, 340 iscritti era il numero che volevo dire, di iscritti a questi webinar non sono pochi, perché su 15 webinar sono una media di una ventina di iscritti a webinar. Lo smart working abbiamo valutato, questo lo sapete già perché ne abbiamo parlato in sedi separate, l'abbiamo comunicato ai vostri responsabili che hanno poi comunicato a voi, ma sostanzialmente l'idea di farlo continuare nella stessa modalità fino a fine agosto, anche perché voi sapete che ritornare in ufficio non è così banale, chi di voi è già tornato, io stesso sono tornato, e ti misurano la febbre, devi compilare un registro e devi dire che non hai avuto, cioè, per la carità, sono tutte cose che vanno fatte, ma che naturalmente creano un minimo di disagio. Anzi, a questo proposito, un appello che faccio è questo: io capisco che tutte queste norme che sono state codificate dalle nostre persone su indicazione dell'INAIL, perché sono regole dell'INAIL, dell'antinfortunistica, vanno rispettate perché possono sembrare esagerate, ma da una parte ci tutelano dal punto di vista sanitario, ma anche chi di voi può ritenere esagerate queste cose lo deve fare per un fatto di sicurezza, anche dal punto di vista legislativo. Cioè noi potremmo essere in qualunque momento oggetto di ispezione da parte dell'INAIL, e se non avessimo ottemperato a queste cose potremmo essere multate in maniera abbastanza pesante. Voi sapete che in Italia queste cose, insomma, non si scherza su queste cose. Quindi, non fosse altro, sicuramente l'aspetto sanitario è il più importante, ma non fosse altro per un discorso anche di essere in regola e di rispondere alle norme, dobbiamo assolutamente essere in grado di rispettare quelle che sono le norme comportamentali in materia di prevenzione anti-Covid. Dico questo perché a volte è facile dimenticarsi di segnalare che si va in ufficio, si arriva lì di colpo, piuttosto che si va da un cliente, si dimentica di dirlo. Abbiate pazienza, ma vi chiedo di. Lo so che è una rottura di palle, in questo momento qualcuno vi starà mandando quel paese, ma capite che è importante. Torniamo a noi, diciamo che noi abbiamo fatto dello smart working più che del telelavoro, perché il telelavoro, voi sapete, è molto più, è semplicemente un lavorare da casa con gli stessi orari, con le stesse regole, con lo stesso. Noi abbiamo fatto veramente dello smart working, cioè io vedevo persone collegate alle 8 con cui interagivo e magari non le vedevo più alle 5 del pomeriggio. Questo è veramente potersi modulare il proprio orario e lavorare per obiettivi. Quindi, secondo me,
È molto importante che noi capiamo che lo smart working è legato agli obiettivi. Noi come azienda in realtà siamo sempre stati abituati a lavorare per obiettivi. Io e i miei due soci, venendo dall'IBM come estrazione, come forma mentis, abbiamo sempre impostato le cose in questo modo. Il fatto stesso che non timbriamo cartellini, il fatto stesso che non guardiamo la mezz'ora qua, la mezz'ora là, insomma, alla fine di fatto chiediamo alle persone di lavorare per obiettivi. E voi ci avete sempre seguiti perché sono sicuro che non c'è bisogno del Grande Fratello per capire che i lavori sono stati fatti e sono stati fatti bene anche in questo periodo in cui ognuno era libero della propria vita lavorativa. Naturalmente poi c'erano riunioni di fasatura con i responsabili, c'era uno stretto. Io non ho potuto parlare con tutti voi, ma insomma io parlavo con Gerard Faldi, con Gerard Coppa, con Massimo, con Marco More, cioè con le persone, con la famiglia, con le persone che hanno dei ruoli di intermedi rispetto ai nostri. E quindi diciamo che si continuerà in questa modalità fino a fine agosto. Poi dopo vedremo. Vedremo perché vedremo. Perché voi sapete che qualche settimana fa la direzione risorse umane di SMEAP, nella persona di Quinto Bellini, ha mandato un survey per tutti noi del gruppo e, contrariamente alle altre volte in cui vi ho sempre detto sono comunicazioni che non ci riguardano per ora, ho chiesto di mandare una nota che dicesse compilatela questo survey perché riguarda tutti. Il survey è stato compilato con una buona percentuale, io non ho le indicazioni dettagliate che riguardino soluzione DP, ho una indicazione di massima che mi ha dato Bellini e che mi dice che a fine luglio, entro fine luglio, insomma giù di lì, ci sarà poi veramente una pubblicazione dei risultati perché sono emerse delle cose decisamente interessanti. Nella fattispecie, su nostra richiesta, Bellini, mi sentite sempre, Stefania, puoi confermarmi che... Sì, tutto ok, proceda pure. Bellini ci ha mandato un'email e in questa email sostanzialmente lui riassumeva quello che vedete in questa chart, e cioè... I punti chiave sono stati due o tre. Allora, sostanzialmente lo smart working è piaciuto e piace a tutti, anche se non sappiamo in che modalità. Potrebbe essere che molti hanno detto a tempo pieno, che molti hanno detto 2 o 3 giorni alla settimana. Ad esempio, vediamo il 62% ha detto mi piace, ma 2 o 3 giorni alla settimana. Perché questo evidentemente dipende un po' da ognuno di noi, da come è organizzato anche in casa. Lo smart working ha aspetti positivi e lo sappiamo, sono sicuramente il tempo che noi non dedichiamo a viaggiare, il costo, perché comunque viaggiare costa, mangiare fuori costa, perché comunque aumenta la produttività, nel senso che magari io lavoro 2 ore in più la sera, però al mattino ho bisogno di fare una commissione, insomma, mi gestisco, no? Quindi c'è un migliore equilibrio fra la vita privata e la vita lavorativa. E penso riduca anche lo stress, perché il farsi 50-60 km al giorno per andare in ufficio, oddio, può anche essere gradevole qualche volta, ma se fatto 5 giorni a settimana probabilmente non è il massimo. Naturalmente ci sono anche gli aspetti negativi. Chi vive in zone dove il segnale wifi, segnale internet non è ottimale, chi vive in ambienti dove magari ci sono bambini piccoli, quindi con difficoltà di concentrazione, dove si deve seguire, oppure insomma in caso c'è difficoltà anche a staccare da quello che è il lavoro, no? Cioè, in pratica è il lato, se vogliamo, negativo. Se uno non riesce a porsi un calendario, uno schema mentale di lavoro, finisce che poi si fa travolgere dalle cose. E poi, comunque, ci sono anche alcuni lavori che fa piacere fare in gruppo, perché un conto è il collegamento via Skype, un conto è il collegamento alla presenza fisica, si condividono idee e cose, e anche in certi casi bisogna avere il cliente davanti per cogliere quelli che sono le sue esigenze al meglio rispetto ad una connessione virtuale che è utile, serve, servirà ancora sempre di più, ma che evidentemente non. Sentivo proprio stamattina parlando con Stefano, o ieri, non ricordo bene, che in LinkedIn, per esempio, ma io sapevo di Facebook, stanno praticamente trasformando quasi tutto il lavoro in lavoro modalità smart working, quindi evidentemente il mondo va in quella direzione lì. Queste qui non ve le leggo perché già prima vi ho fatto il pippone, però vi dico soltanto questo: quando dovete andare in ufficio, dovete parlare con Dalla, comunicare che andate in ufficio, se avete da fare riunioni con altre persone, con clienti, con colleghi, bisogna che Dalla o le persone del back office, Valentina, Edoardo, lo sappiano. Se andate dai clienti, bisogna che lo sappiano, perché è fondamentale, ecco,
In ufficio è fondamentale che quando non siete nel vostro ufficio, uscite per i corridoi e siete insieme in gruppo, mettiate la mascherina. Questo capisco che fra di voi c'è qualcuno che non ama queste cose. Io stesso non amo indossare la mascherina, però capite che ci sono delle regole, ci sono delle questioni di salute. Noi in Italia in questo momento stiamo andando bene, ma se vi guardate intorno e vedete cosa sta capitando in giro, non è detto che sia passata. Il peggio potrebbe anche darsi che ci siano ancora problemi, speriamo di no, ma comunque è meglio che teniamo la guardia alta. E poi perché comunque le regole sono queste. E voi magari siete giovani e sani, però non è detto che uno non abbia, magari non sia asintomatico senza saperlo, quindi vada a casa, abbia un nonno, un genitore anziano e che possa quindi creare problemi a questa. Quindi cerchiamo di rispettare queste regole anche nell'ottica di rispettare le norme che la legge ci chiede per evitare sanzioni, per evitare grane, per evitare cose di questo tipo. Quindi non vi leggo queste cose, ve le leggete voi, ma insomma sono cose che già avete condiviso, vi abbiamo mandato delle mail, abbiamo rotto le scatole, però abbiate pazienza, ma sono fondamentali. Vediamo adesso alla parte più interessante, e cioè i numeri. Vediamo in alcuni numeri del 19, ma poi ci concentriamo soprattutto sul 20, perché il 19 è alle spalle, è stato un anno sicuramente buono, molto buono. È stato un anno di risultati interessanti, abbiamo battuto il nostro record di fatturato, abbiamo raggiunto i 5 milioni di euro che non avevamo mai fatto nella nostra storia. Abbiamo fatto quindi circa un decimo del fatturato del gruppo SMEAP. Chi ha visto di voi, chi ha seguito di voi il kick-off avrà visto che SMEAP ha chiuso all'incirca come gruppo intorno ai 50 milioni di bilancio consolidato. Quindi è una bella fetta di fatturato che abbiamo aggiunto al fatturato del gruppo. Abbiamo raggiunto un EBITDA intorno al 9,4. L'EBITDA, lo dico per i meno tecnici, è di fatto, se dovessi dirlo con una parola sola, due parole, è l'indice di redditività. Cioè, quando un'azienda ha un EBITDA di 9,4 vuol dire che è un'azienda che ha un rendimento abbastanza buono. Ci sono aree in cui il rendimento dell'EBITDA è intorno al 2-3%. Per esempio, parlavo un giorno con Franco Vipiana della IMO Euronics, mi diceva che l'EBITDA nel loro ambiente è del 5-6% massimo, 4-5%, qui sono già numeri, in certi settori raggiunge il 20%. Nel nostro settore 9,4 è un buon indice, è un buon indice. Ed è più o meno in linea con la media del gruppo, più o meno il gruppo, anzi forse il gruppo ha fatto qualcosa in meno. Noi abbiamo diverse linee di business, quest'anno sono andate bene praticamente tutte, direi, di più chi meno, ma comunque bene nel complesso, quindi vuol dire che nonostante le defiance che abbiamo avuto di persone che se ne sono andate, di clienti insomma, con cui abbiamo avuto problemini qua e là, però alla fine poi il miracolo di San Gennaro, come lo chiama Massimo, il sangue di San Gennaro si è sciolto per l'ennesima volta, quindi siamo riusciti grazie a voi, quindi non è un miracolo, grazie a voi. Siamo riusciti a portare a casa un anno veramente buono. Il presidente Lancini mi ha fatto i complimenti personalmente dicendo di estenderle a tutti voi e quindi questo secondo me è una buona cosa. Ma non per il fatto di sé, per il fatto che un'azienda che fa questi risultati è un'azienda sana e quindi ha delle prospettive di crescita negli anni e di mantenimento di posti di lavoro, anzi di crescita di posti di lavoro, perché quest'anno abbiamo inserito parecchia gente, alcuni per necessità di ricambi, altri per crescita. Abbiamo dei ragazzi giovani che sono da noi che fanno apprendistato, insomma, quindi diciamo che stiamo facendo un bel po' di cose. Ecco, il 2020 ovviamente è a due velocità, perché gennaio e febbraio eravamo partiti veramente gra alla grande, performance ottime e ci eravamo tra virgolette anche illusi che potesse essere un anno, come dire, veramente straordinario. Poi è successo quello che sapete tutti, cosa chiaramente imprevedibile, ed è quindi, diciamo, c'è uno scenario diverso da marzo in poi. Molte aziende in Italia hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione. Noi, per come siamo fatti, per la bravura di tutti, perché avevamo delle commesse avviate, siamo riusciti a trasformare il nostro modo di lavorare in modalità smart working e tutto sommato non abbiamo perso molto. Abbiamo perso qualcosa perché i numeri in realtà sono più bassi rispetto all'anno scorso, ma tutto sommato non abbiamo perso moltissimo. Devo dire che a marzo c'era un po' di preoccupazione perché non capendo cosa stava succedendo, insomma, è ovvio che quando hai un'azienda anche solo di 40 persone, pensate Lancini che ne ha 500, voglio dire, quando ci si confrontava con il CDA di insomma, c'era un po' di preoccupazione, però poi
essendo entrambe sia soluzioni PIC che SMEAP, aziende comunque con dei fondamentali buoni, essendo solide, tutto sommato diciamo che l'urto, l'onda d'urto è passata. Noi per ora come soluzione di PIC non abbiamo fatto ricorso ancora alla cassa integrazione e speriamo, salvo che poi a settembre succeda il cataclisma, di evitare questa forma di questo strumento che è utile, ma evidentemente penalizza dal punto di vista del reddito, no? Quindi è chiaramente qualcosa che va incontro alle aziende, ai lavoratori, ma non è la stessa cosa come lo stipendio completo. Da noi, a parte alcuni che hanno fatto ricorso a qualche giornata di ferie, qualche giornata di permesso e tutto, alla fine non abbiamo valutato necessario ricorrere alla cassa integrazione. Speriamo di poter continuare anche dopo l'estate. Chiedo a voi, tutti quanti, quindi nessuno si deve sentire escluso. Come diceva De Gregorio, la storia siamo noi, nessuno si sente escluso. Diciamo, la soluzione di PIC siete voi, siamo noi. Diciamo, se qualcuno di voi ha delle opportunità, che sia esso tecnico, che sia esso commerciale, che sia l'amministratore delegato, e che non riesce a risolvere da solo, porti il problema in alto ai suoi responsabili e cerchiamo di cogliere ogni occasione perché chiunque può dare un contributo. Dal punto di vista, la seconda considerazione che faccio è sullo che insomma la situazione di soluzione di PI e per estensione anche al gruppo, ma in questo momento parliamo per noi perché fino alla fine del prossimo anno saremo un'azienda dal punto di vista contabile indipendente. Allora, sicuramente la solidità del gruppo di soluzioni di PI in termini strutturali è un come dire, biglietto da visita. I bilanci sono pubblici, voi lo sapete, chiunque di voi voglio stamparsi un bilancio, lo può fare, spende 5-6 euro e si stampa un bilancio. I bilanci sono buoni, e sia del gruppo che di soluzione B, quindi questo è già un elemento importante. Un altro elemento, qui riprendo Lancini quando diceva che la liquidità è un elemento che misura anche qui la bontà, oltre il bilancio, no? Bisogna guardare anche la liquidità di un'azienda. Se abbiamo una buona liquidità complessiva e quindi tutto sommato, in un periodo in cui i clienti fanno fatica a pagare tutto, avendo dei clienti di un certo tipo, fidelizzati, anche clienti con le spalle larghe, eccetera, devo dire che non abbiamo avuto dei grossi cali e dei grossi aumenti di insoluti. C'è stato qualcosa naturalmente in alcuni settori dove la crisi ha colpito pesantemente, tipo il turismo, tipo altre cose, ma devo dire che nel complesso niente di particolare. E quindi questo sicuramente ci ha aiutato perché vuol dire poter pagare gli stipendi regolarmente, e tante altre cose. La liquidità è fondamentale, lo è in un bilancio familiare e lo è in un'azienda che fattura 5 milioni o 5 miliardi di euro. Il rating bancario è un altro elemento importante. Noi abbiamo rating bancario praticamente il massimo, il valore inferiore al massimo, ma il massimo viene dato solo a chi ha una grande capitalizzazione. Noi non abbiamo una grande capitalizzazione perché siamo una piccola azienda, però abbiamo 9 su 10, mi sembra. Quindi questo è importante, vuol dire che le banche si fidano di noi perché rispettiamo i nostri impegni, perché i nostri clienti ci pagano, perché noi paghiamo i nostri fornitori, eccetera. Questi sono aspetti che magari ad alcuni di voi non interessano, siete dei consulenti, quindi vi occupate di altro, però voglio dire, è anche bello secondo me sapere come si muove l'azienda per cui lavorate, alcuni da 30 anni, altri da 30 mesi, però voglio dire, non cambia niente come concetto. Abbiamo mantenuto tutti i nostri clienti storici, che sono nella maggior parte clienti sani. Se parliamo di un Euronics, se parliamo di una Guala Dispensing, se parliamo di una ANAF, se parliamo di una Rovagnati piuttosto che Rovagnati è un cliente recente, ma sono aziende che sono aziende sane. Alcune di esse addirittura hanno beneficiato di questo lockdown. E quindi questo ci ha aiutato non molto, non poco. E poi l'altro aspetto che ci deve rendere, queste sono le voci che ho indicato per dire perché dobbiamo essere fiduciosi, no? Come dire, stare tranquilli per il presente, ma essere fiduciosi per il futuro. Tutti questi elementi che ho elencato sono a favore di questa tranquillità e fiducia verso il futuro. Il settore ICT è un settore importante per l'economia in generale, quindi sicuramente le aziende, anche se lentamente, dovranno ritornare a fare ricorso alla nostra consulenza, ai nostri prodotti, ai nostri servizi. Quindi diciamo che siamo un po', tra virgolette, avvantaggiati rispetto ad altre. Certo, il settore alimentare, alcune fasce sono ancora più avvantaggiate di noi, non parliamo del settore medico, delle farmacie, però nel nostro piccolo anche l'ICT è un settore dove ci sono delle ormai delle consolidate
abitudini di utilizzo, cioè non è più un qualcosa che chiunque ha bisogno dei nostri servizi. E poi credo che qui farò contento i commerciali, o non so se gli creerò problemi, comunque dipenderà molto anche da noi. Una delle voci che ci deve rendere ottimista è l'idea, il fatto che dobbiamo capire come offrire i nostri prodotti e servizi con nuove modalità. L'ho messo in neretto, non è per caso, ma il mercato, secondo me, secondo noi, ci chiederà di essere più flessibili, ci chiederà di studiare delle forme di pagamento dilazionate. Poi vedete che anche in TV, quando parlano adesso di un'auto, di un divano, tutti quanti sono lì a dire paghi dall'inizio 2021, paghi a rate, paghi. Ecco, noi dovremmo studiare, dare una spinta molto forte alle modalità di licenze, pay per use, il cloud, i finanziamenti che permettono di diluire in più rate, in più mesi, in più anni lo sforzo finanziario. Perché questo cosa vuol dire? Permette, è vero che poi i debiti vanno saldati, ma un conto è saldarli di botto, un conto è diluirli in 6 mesi, 2 anni. Cioè, questo potrebbe valere anche per la consulenza. Noi già facciamo ricorso da molti anni al finanziamento anche della consulenza. Noi ci appoggiamo a Grenke, per esempio, a IBM, per esempio, alle aree finanziarie di queste aziende, perché finanzino il tutto, cioè finanzino l'hardware, finanzino il software, la consulenza, la manutenzione, quindi facciano un tutt'uno di X, e quell'X viene diviso in 36 rate o più o meno, dipende. Quindi questo è sicuramente un aspetto su cui siamo molto attenti, e i commerciali lo sanno e apprezzano sicuramente questo tipo di cose. Vediamo i dati. Allora, queste sono le chart che piacciono di più al mio amico Walter Ricci e a tutti gli altri che hanno, come dire, contribuito, ai venditori in generale, a Massimo e a tutte le persone che evidentemente hanno lavorato in queste divisioni, che hanno più, come dire, piacere di capire la loro divisione come è andata. Dico solo questo: chi vede che la sua fettina è piccolina non è, deve sentirsi sminuito rispetto agli altri, perché a volte si possono avere delle fettine piccoline che hanno una marginalità e un interesse per l'azienda superiore a quelli che hanno la fettina grande. Quindi sono tutte linee di prodotto interessanti per soluzioni IP, altrimenti sarebbero state eliminate da tempo. Quindi nessuno si deve sentire, come dire, sminuito se la sua fettina è più piccolina. Abbiamo dei numeri, non ve li leggo, diciamo che globalmente, sto parlando di gennaio-maggio, avrei voluto darvi anche giugno, ma era un po' stressata come cosa, perché le nostre colleghe sono state molto brave, hanno già chiuso la fatturazione, però non c'è stato tempo di consolidare i dati. Piuttosto che darvi i dati sbagliati, ho preferito dare il periodo gennaio-maggio. Comunque, giugno posso dirvi che non è andato male, è andato peggio dell'anno scorso naturalmente, ma è andato come 2 anni fa. Per me la cartina tornasole in questo periodo non è il 19, ma è il 18. Io confronto i dati rispetto al 18, perché il 19 è stato un anno straordinario, il 18 è stato un buon anno. Se nel 20 facessimo i risultati del 18, io sarei comunque contento e penso anche smeato. Questi sono i dati relativamente ai prodotti. Noi nei primi, scusate, sono i ricorsivi questi, sono le manutenzioni, le hotline, tutto quello che è ricorsivo, no? Che viene rifatturato ogni anno. Ed è una bella cifra, perché su 5 milioni di fatturato fare 1.337.000 nei primi 5 mesi, anche se è vero che i ricorsivi si fatturano di solito nei primi mesi dell'anno, quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti, sono comunque numeri importanti. Questo vale per la linea prodotti, invece la consulenza. La consulenza ha prodotto 617.000 euro, che è un po' più basso, vedremo, rispetto all'anno scorso. E qui è divisa anche qui per aree, no? Abbiamo Tango, abbiamo i prodotti SMEAP, abbiamo QSL, abbiamo Globe, abbiamo Navision, abbiamo ACG, eccetera. E infine il fatturato hardware e software. Ecco, devo dire che questa è l'area che ha sofferto di più, perché tutto sommato questa è l'area su cui più lavorano e più agiscono i commerciali. Cioè, i commerciali portano a casa di tutto, ma evidentemente molti progetti, una volta avviati, in qualche modo sono anche i consulenti che danno un contributo a portare a casa delle implementazioni. Mentre le nuove vendite, i nuovi clienti normalmente sono solo i commerciali che li portano a casa. In questi mesi, pur lavorando in modalità smart working e tutto, però diverso è, come dire, scrivere un programma e installarlo in modalità smart working, è una cosa diversa
da fare una trattativa in smart working. Sono state fatte, è stato messo a punto anche un sistema per fare trattative in smart working che ci rimarrà come corredo sicuramente nei prossimi mesi, ed è eccellente questo risultato. Però alla fine i clienti hanno anche rinunciato a fare investimenti in questi mesi che non fossero strettamente necessari, quindi è molto più facile che abbiano detto andiamo avanti col progetto perché tanto quello è stanziato, ci stiamo lavorando, ci serve, piuttosto che dire cambiamo un S400. Voi capite che è leggermente, questo vale per noi, vale anche per SMEAP, dove mi hanno detto che anche loro hanno venduto pochi ERP, hanno venduto poco hardware, poco cloud, e quindi diciamo che questa è l'area che ha sofferto di più. E se andiamo a vedere poi i numeri della chart successiva, vedrete che è proprio questa l'area che ci ha fatto fare un salto in basso, cioè ci ha fatto cadere un po' la percentuale di il fatturato dei primi 5 mesi. Però è fisiologico. Da un po' di settimane, un po' di giorni, un po' di settimane, da quando ci hanno cominciato a liberare dalla gabbia, dalle gabbie, abbiamo cominciato, le persone hanno cominciato ad andare in giro, i commerciali hanno avuto contatti anche fisici con i clienti, pur con le mascherine, i guanti, tutte queste cose che sapete meglio di me, però diciamo che un po' di movimento c'è. È da capire cosa succederà nei prossimi mesi, quindi questo chiaramente non possiamo saperlo, bisogna capire. Alcuni sono ottimisti, altri meno. Voi avrete visto, qualcuno di voi avrà seguito l'intervento di quel signore che fa beneficenza nella zona del Milanese, l'Angelo Invisibile, a domanda finale di Lancini sul come vede l'economia nei prossimi mesi. Questo è uno che lavora in banca nel settore finanziario, ha detto beh, vedo che la fase più difficile sarà l'autunno. Speriamo che venga smentito, che comunque non sia così drammatica la cosa come l'ha descritta lui, quindi che ci sia una ripresa del nostro settore, che devo dire che in queste ultime settimane si sta muovendo qualcosa, quindi sono ottimista da questo punto di vista. Questi sono i dati riepilogativi, un po' piccolina, ma vi do soltanto due elementi velocissimamente. Allora, il 2018, se voi guardate l'ultima riga in fondo, che è la più importante, ci vedeva alla fine di maggio con un fatturato di 2 milioni e 38 mila euro trui rotti. Lo scorso anno ci vedeva con un fatturato di 2.512.000, voi capite che era un 20% in più, forse anche di più. Quest'anno ci vede con un fatturato a fine maggio di 2.217, che comunque è meglio del 18, per cui secondo quello che dicevo prima è comunque un paragone, un punto di riferimento che ci deve fare restare tranquilli, anche se ovviamente bisogna vedere nei prossimi mesi. Questo è un po' lo scenario dei primi 5 mesi del 2020. Direi che un attimo, solo concordo due cose. Dal punto di vista dei numeri, quindi benino, anche nonostante le premesse che non erano le migliori, vediamo adesso di capire giugno e luglio, soprattutto settembre, che cosa succede. Se le cose si rimettono in moto e non abbiamo degli scossoni particolarmente forti, direi che insomma probabilmente a fine settembre potremmo già aver superato questa, anche se insomma il Lancini diceva che la crisi non può essere così facile da risolvere in termini temporali, però conto è, sicuramente lo faremo al fatturato dell'anno scorso, sicuramente non faremo gli utili dell'anno scorso, però se riusciamo a procedere bene e a continuare a fare nuovi clienti, a fare nuovi progetti, alla fine poi piano piano le cose si mettono a posto. Adesso lascio la parola a Fabrizio Coppa, perché deve darci una comunicazione, qualcuno di voi lo sa già, comunque volevamo che fosse lui a raccontarmi due cose. Mi sentite? Mi senti? Sì, ti senti, sì, confermo. Bene, diciamo che approfitto di questa situazione in cui ci si trova tutti insieme, anche se in rete e non fisicamente, per comunicare una notizia che alcuni sanno, che si sapeva da un po' di tempo. La mia situazione personale è quella che mi vedrà uscire dall'azienda con il mese di settembre prossimo. Già da luglio ho rimesso il mandato di datore di lavoro ai sensi della sicurezza e di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, e saranno fatte le nomine, anzi probabilmente sono già state fatte in questi giorni, e quindi io con il 30 di settembre sarò
a carico dello Stato e non più di soluzione EDP, con la quale naturalmente continuerò a mantenere rapporti di vicinanza, e soprattutto nei primi tempi è possibile che debba essere richiesto di spiegazioni, di notizie, di documentazione, di altro. Ma diciamo che in questi 2 mesi e mezzo che mancano alla fine del periodo dovrebbero essere quelli che mi portano alla conclusione di una seconda fase di progetto che va a termine, che andrà in go live il 25, sabato 25 luglio. E quindi ci saranno 2 mesi di follow up per seguire gli andamenti, dopodiché immagino che ci sarà uno smorzamento delle richieste, delle attività, e quindi ho pensato di far coincidere l'uscita con la fine di settembre e di lì in poi assumere la figura del pensionato. Naturalmente sono contento da una parte di lasciarvi in queste condizioni di aggregazione e di integrazione con un gruppo solido e forte, fatto di gente preparata, disponibile e illuminata anche sotto l'aspetto dei sentimenti, oltre che della professionalità. Mi dispiace dopo 38 anni, diciamo, di lasciare soluzione EDP dopo 42 anni di lavoro, ma ci sono dei limiti fisici e anche delle motivazioni personali e familiari che mi inducono a fare questo passo. Quindi, diciamo, saluto tutti nell'occasione, poi ci sarà modo per salutarci individualmente e personalmente nei mesi prossimi. Non sparirò naturalmente, ma questa era una situazione prima delle ferie in cui era giusto fare questo intervento, questa comunicazione. Quindi, grazie a tutti. Allora, io ringrazio Fabrizio. Anche se non si libererà tanto facilmente di noi, nel senso che lui non sa ancora, abbiamo stabilito un regolamento interno, io e Alberto, per cui lui dovrà essere in ufficio una volta alla settimana, una volta al mese, insomma, quindi dovrà obbligatoriamente firmare un registro, non quello del Covid, ma della presenza, e quindi dovrà frequentarci ancora. Quindi, a parte tutto, lo ringrazio a nome mio, poi insomma. E a nome di tutti voi per quello che ha dato in questi anni. Insomma, è un momento in cui c'è un po' di dispiacere, ma naturalmente le cose finiscono, hanno un inizio e hanno una fine, quindi direi che insomma. Grazie. Ti ho tolto grazie la parola, voglio dire Fabrizio. Qualcosa per ora? Scusa? Ti ho tolto la parola, forse voglio dire qualcosa ancora? Niente, sai che sono di poche parole, sono sempre stato. Allora, io direi, se siamo d'accordo, passerei a vedere il futuro, il piano strategico, che è quello che più che riguarda anche parte di noi, ma riguarda soprattutto voi. Allora, questa parte qui facciamo un intervento io, poi farà un intervento Alberto, perché c'è un tema molto importante e molto interessante che non tutti credo abbiano colto. Se l'hanno colto, vale la pena sviluppare nell'intervento di Lancini. Allora, riutilizzo una chart del presidente, che è questa, dove lui ha ipotizzato, noi ha presentato lo scenario dell'organizzazione attuale di come sarai nei prossimi anni. C'è una holding ipoteticamente che comprende anche la parte immobiliare, perché voi sapete che MEAP ha tutte le sedi, la nostra sede di Vercelli e di proprietà della holding. Sotto questa holding, di cui presidente sarà Lancini e vicepresidente saranno Gagliardo, ci sarà la SMEAP BSA, la SMEAP ICS, Soluzioni IP, Soft3 e poi un'altra piccola azienda che hanno comprato. Business Changer è stato inserito, in realtà non è ancora chiuso l'operazione, era in corso, poi c'è stato il Covid, ma comunque probabilmente verrà chiusa presto.
in fretta e poi vedete X, Y, Z. Questo perché? Perché il messaggio che è stato dato è molto chiaro, noi l'avevamo già avuto in assemblea soci e personalmente direttamente da Lancina ancora prima, l'azienda investe, diciamo così, rilancia, no? L'ha detto lui nel kick-off, potevamo, come dire, rallentare, invece acceleriamo. Quindi Business Changer verrà chiusa quanto prima e nell'anno probabilmente anche un'altra azienda. Questo discorso verrà poi ripreso anche dopo da Alberto. Poi hanno altre partecipazioni, vedete, ma comunque sono partecipazioni di minoranza, quindi non sto lì a fare. Alcune scelte strategiche che riguardano a questo punto il biennio. Noi abbiamo partito a indicare il 2021, anche se Lancini parlava del 2024, che noi vedremo a quel punto, io Alberto faccio come socio di SMIA, ma non più come amministratore, quindi ci soffermeremo sui primi due anni. Allora, sostanzialmente, cosa abbiamo fatto in questi anni? Da quando abbiamo venduto l'azienda, cioè dal 28 di febbraio dello scorso anno, dal 1 di marzo, insomma, si è cominciati a fare un po', di più. Alla fine del 2019 abbiamo cominciato a delineare meglio i ruoli dei responsabili delle varie aree, sia applicative che di servizio. Chi di voi è stato coinvolto sa di cosa parlo, quindi queste 4, 5, 6 persone che saranno le persone che ci aiuteranno, che saranno la nuova governance operativa quando a fine del 2021 Soluzione DP diventerà per una parte la filiale di Vercelli, cioè verrà incorporata nel gruppo, salvo una novità, e diciamo che queste persone avranno il compito di relazionarsi con i loro responsabili a Milano e dare quindi continuità a quello che abbiamo fatto noi. Non ci sarà più un CDA perché non esistendo la società, ci saranno dei ruoli operativi. Quello che posso dire è che la figura di Massimo Raffaldi sarà, come dire, a coordinare queste figure operative, quindi Massimo ci sarà ancora, non so se a tempo pieno o part-time, probabilmente part-time, ma comunque ci sarà ancora dopo che usciremo io e Alberto, che usciremo alla fine di questo periodo. Il nostro impegno è di uscire alla fine del 2021 con l'approvazione del bilancio stesso. E quindi rimarremo in carica io e Alberto per questo periodo negli ruoli attuali che stiamo ricoprendo dal 1 di marzo del 2019. Alcuni flash per capire cosa stiamo facendo per favorire questo passaggio, che non può essere un colpo di spugna così, deve essere graduale. È in corso la migrazione del gestionale da CG a SMEAP ERP. Dovrà essere fatta la migrazione della parte dei rapportini che voi tutti conoscete, che servono per la fatturazione, di cui si occuperà Massimo, così pure si occuperà Massimo della parte di integrazione del nuovo gestionale con Globe. Globe continuerà ad essere venduto ed utilizzato, quindi sarà uno dei 3 o 4 gestionali documentali del gruppo, e quindi questo è uno degli aspetti. Alcune cose sono già state fatte sul CRM, è stato il primo che è stato preso in mano. È stato rallentato un attimo il processo perché la struttura di sviluppo di SMEAP vuole portare nel CRM di SMEAP delle funzionalità che gli abbiamo fatto vedere noi in Microsoft CRM, quindi è stato un rallentamento. Però tutte queste operazioni hanno l'obiettivo di arrivare a fine anno e a switchare non come società ma come strumenti, cioè Soluzione P rimarrà all'inizio del 2021, sarà ancora così come adesso, ma utilizzerà degli altri strumenti. Anche ad esempio la posta elettronica, è in atto un progetto per ora sotterraneo perché non abbiamo ancora coinvolto quasi nessuno, di migrazione del mondo di posta elettronica e del mondo Microsoft Office verso G Suite, perché all'interno del gruppo utilizzano tutti G Suite di Google, anche se alcuni continuano in parallelo per qualche tempo a usare anche Microsoft Office, ma comunque l'obiettivo è di andare verso quella direzione. Per chi conosce il prodotto, i vantaggi sono notevoli, sono molto performante, permette di avere strumenti di condivisione, spazi cloud disco illimitati, un client di posta molto facile, insomma diciamo che c'è questo tipo di operazioni in corso. Ad inizio del 2021, non so se gennaio, febbraio, comunque si farà il passaggio del gestionale, quindi si switcherà da ACG contabile a SMEAP ERP. So già che in questo momento Daniela mi sta mandando a quel paese, ma lo so che
l'abbiamo condiviso, in realtà sto scherzando, naturalmente ci saranno dei corsi di formazione, ci saranno, d'altra parte farlo per farlo era meglio iniziare prima per farlo con calma, poi insomma almeno abbiamo tutto l'anno per sbagliare e poi le persone verranno formate, quindi non vedo grossi problemi, sono due persone comunque disponibili per cui non vedo problemi. E poi ci saranno anche altre azioni necessarie per far sì che al 31 dicembre del 21 a mezzanotte si possa girare l'interruttore e il 1 gennaio del 22 ci possa essere una soluzione di persone integrata dentro SMEAP e poi una novità di cui parlerà Alberto dopo. Velocissimamente questa parte qui, allora diciamo che dal punto di vista pratico, come avete sentito dire da Silvano Lancini, l'idea del gruppo è che Soluzioni EDP continui ad esistere anche dopo il 31-12-21. Vedrete poi come, no? In che modalità. Mentre per quanto concerne le persone escluse da questa parte di business, che sono poi le persone NAV, le altre persone ci sarà, scusate il termine scorporo che non è proprio elegantissimo, ma ci sarà un confluire di persone in SMEAP BSA e altre andranno in SMEAP ICS. Cosa vuol dire andranno? Che fisicamente non è che si sposteranno da Vercelli, la filiale sarà a Vercelli e le persone saranno a Vercelli, ma avranno un cedolino di SMEAP BSA e avranno un cedolino di SMEAP ICS e quelli che restano avranno un ulteriore cedolino di cui parliamo dopo. Quindi scorporo, non, voglio essere chiaro, non significa assolutamente disimpegno, filiale, la filiale si chiamerà filiale di Vercelli del gruppo SMEAP e le persone continueranno esattamente come adesso a lavorare a Vercelli, soltanto che a fine mese, faccio un esempio, Marco Moret, visto che citiamo uno che lavora su Tango, Tango è un prodotto tecnologico, quindi finirà sotto SMEAP ICS, quindi il suo cedolino avrà il logo della SMEAP ICS. Ma penso che lui non cambi più di tanto. La Fabiola che lavora sulla CG finirà in BSA, perché BSA vuol dire Business Software and Application, quindi le ACG che magari non ci saranno più, ci saranno altri prodotti, gli ERP sono dentro quella scatola lì. Yassin finirà anche lui in BSA, perché BSA è tutta la parte anche di Globe. Globe è un documentario, i documentari sono gestiti in BSA. Ci sono poi delle situazioni miste dove al momento non so dare risposte, come verranno suddivise le persone, perché è una fase in cui siamo ancora un po' indietro, però diciamo che questo è un po' lo schema con cui verrà. La cosa importante è che la sede di lavoro per tutti voi rimarrà quella che è attualmente. Qui ho soltanto spiegato che cosa significano le due sigle, ma ve l'ho già detto, per cui vado via veloce. Ho fatto degli esempi prima e riprendo qui anche QKDD, chi segue QKDD. QKDD è un prodotto tecnologico di replica dati, finirà nella scatola ICS, quindi avrà dei referenti in ambito ICS e compagnia. Però da Vercelli tutto questo avverrà. E per queste aree, dicevo, sviluppo, WizDoc, WePress, ci stiamo lavorando per trovare la giusta collocazione. Non, abbiamo delle idee, ma non sono ancora definitive, per cui preferisco evitare di anticipare. E adesso viene la novità vera e propria, perché non era detto che fosse, quindi lascio la tua parola ad Alberto che ci illustra in maniera esauriente questo aspetto interessante. Sì, buongiorno a tutti. Allora, questa è veramente una novità che è emersa negli ultimi mesi a livello proprio di gruppo SMEAP e che mi rende particolarmente orgoglioso perché significa che il lavoro che hanno fatto tutte le persone che hanno lavorato con me e che stanno lavorando con me su una vision. In particolare tutta l'area di supporto tecnico, quindi tutte le persone che operano direttamente sul cliente e la parte anche commerciale che comunque sta dando il suo contributo per far crescere quest'area di business, ha avuto un riconoscimento veramente importante all'interno di SMEAP. Allora, solo un anno fa, quando noi siamo entrati come Soluzioni EDP in SMEAP, la cultura che il gruppo aveva su questo tipo di prodotto, cioè su una vision, era veramente pari allo zero. E guardavano più che altro ai prodotti che avevano in casa e ci hanno raccontato
quali sono tutte le loro aree di sviluppo, i loro prodotti ERP che producono e che commercializzano. Nell'arco di un anno siamo riusciti a dimostrare, ma non perché ce ne fosse bisogno, ma semplicemente perché abbiamo lavorato bene, ma ripeto, cioè, io ho lavorato con delle persone che hanno lavorato bene e questo ha fatto sì che pian piano l'attenzione del gruppo si focalizzasse su questo prodotto. Hanno cominciato a essere incuriositi, a capire cosa fosse, quale tipo di cliente andava ad approcciare, che tipo di realtà andava a impattare. E alla fine, senza che io personalmente, ma nessuno dei miei soci facesse pressioni all'interno del consiglio di amministrazione di SMEAP, sono stati loro a dire che volevano assolutamente credere in questo prodotto e per far questo volevano e vogliono, hanno proprio deliberato di creare una struttura, quindi un'area NAV che deve passare, come vedete nella seconda riga, dalle 5-6 persone attuali alle 15-20 persone. Cioè nel giro di un anno e mezzo, il gruppo Navision, che rimarrà sotto l'etichetta Soluzioni DP, e questo è un altro motivo di orgoglio, perché Soluzioni DP hanno convenuto, rappresenta comunque a livello di Navision un brand. Quindi siamo conosciuti a livello come operatori di mercato, nel mondo Microsoft, nel mondo dei clienti Navision come soluzioni DP. Facciamo parte di NavLab e continueremo quindi a far parte di NavLab. Quindi sostanzialmente il concetto è proprietà come adesso 100% gruppo SMEAP. Manterremo la struttura tecnica, ci sarà una struttura commerciale, ci sarà un'area di marketing probabilmente dedicata, in parte dedicata. Il tutto però sarà potenziato perché dobbiamo raggiungere diciamo, in termini di fatturato, in termini di crescita, in termini di clienti, dobbiamo raggiungere un parco clienti importante e lo possiamo fare a questo punto strutturandoci per avere questo numero di persone. Quindi sarà il gruppo che farà gli investimenti necessari. In termini di acquisizione, vedremo dopo come raggiungere questo numero di persone. E soprattutto, quello che si diceva prima in quelle famose caselline, le persone che continueranno a lavorare su una Vision riceveranno il cedolino marchiato ancora Soluzioni EDP. Quindi non cambia niente dal punto di vista economico, contrattuale, di contratti che avete in essere. Parlo di quelle persone che lavorano su Naviso, ma di tutte quelle che operano in Soluzioni EDP continuano ad avere i loro contratti. Cambierà solo praticamente l'area di appartenenza all'interno del gruppo. Quindi io ringrazio veramente tutte le persone che hanno lavorato con me, ci stanno lavorando, si stanno impegnando per lavorare in un mondo che non è facile, quello della Microsoft, con clienti che non sono facilissimi, però abbiamo praticamente riscosso l'attenzione del gruppo che sta puntando su di noi. Quindi quella che doveva essere una realtà che non si sapeva per quello che erano le intenzioni iniziali del gruppo quando siamo stati acquisiti, cioè io e i miei soci abbiamo sempre creduto su una Navision, però non si sapeva se mai volevano mantenere questa realtà a discapito di prodotti che invece fanno parte proprio del patrimonio di SMEAP. Bene, la situazione si è completamente capovolta, cioè il gruppo SMEAP crede in Navision, non può ovviamente per ovvi motivi di carattere commerciale vendere Navision sotto l'etichetta SMEAP, ma la deve vendere sotto l'etichetta Soluzioni DP. Perché, ripeto, perché Soluzioni DP fa parte del mondo NavLab e non si possono andare a creare delle turbative d'asta cioè, dobbiamo mantenere degli equilibri anche con NavLab. Noi cresceremo rimanendo comunque aggregati con tutte le altre società che fanno parte di questo network. Allora, dobbiamo raggiungere quei numeri. Come? Allora, il gruppo sta facendo dei ragionamenti. O diventa difficile pensare di assumere
one to one, 15 persone, 15 o 16 persone nuove e inserirle una alla volta in soluzioni IDP. Quello che sta pensando di fare il gruppo SMEAP è quello di far conciliare l'esigenza di far crescere la nostra divisione e di portare avanti il progetto di aggregazione e di acquisizione di nuove società. Quindi sicuramente quello che andremo a fare in questi mesi è cercare o qualche piccola società o qualche società un pochino più grossa che come soluzioni IDP a suo tempo decida di essere acquistata dal gruppo SMEAP e incorporata sotto soluzioni IDP in modo tale da poter diventare il gruppo che lavora su NAV e che vogliamo far diventare e far crescere. Quindi le persone che sono già con me all'interno di questo gruppo, quindi che lavorano con me su Navisio, sono quelle che rappresenteranno lo zoccolo duro e a seconda di come poi si muoveranno nei prossimi mesi queste aggregazioni, cresceremo insieme e vedremo come integrarci con chi verrà inserito all'interno. Quindi questa è, diciamo, la dichiarazione di intenti di Silvano Lancini e di tutto il consiglio d'amministrazione. Sono persone che, come abbiamo potuto sperimentare, quando si impegnano su una cosa, la portano avanti. Il mio compito sarà quello di aiutarli a cercare di far crescere il gruppo e con le modalità operative che andremo a definire di volta in volta. Messaggio finale è che Soluzioni IDP Navision non solo non si ridimensiona, ma anzi raddoppia o triplica addirittura. Quindi conto alla fine del 2021 di essere diciamo, il responsabile di un gruppo che veramente ha le palle per poter muoversi su questo mercato. Quindi, ovviamente da adesso in avanti abbiamo carta bianca per poter far crescere il numero delle persone. Un discorso di acquisizione di società se ne sta occupando diciamo, tutta l'area di SMEAP che va a cercare di acquisire queste realtà presenti sul mercato. Per quanto riguarda invece candidati singoli, curriculum da esaminare, eccetera, eccetera, questo rientra ancora sotto le mie competenze, per cui se da domani posso iniziare a cercare candidati e a pian piano vedere di far crescere con questa modalità il gruppo. Però ripeto, secondo me la soluzione migliore è quella di individuare una società che più o meno abbia le dimensioni di soluzioni IDP attuali, se non anche con qualche elemento in più, e in poche parole, comprarla e portarla dentro. Questo è il discorso. Venendo a noi, c'è già stato comunque un primo passaggio interno che rappresenta l'ingresso di Andrea, che da qualche settimana si è inserito all'interno del nostro gruppo e devo dire si è inserito molto bene e sta mettendo a frutto tutte quelle caratteristiche che tutte le persone che hanno lavorato con lui in questi anni gli riconoscono, cioè di tecnico veramente capace e di persona che riesce a risolvere problemi che insomma altri magari getterebbero la spugna, lui invece riesce a tirare fuori martello e cacciavite e ci tira fuori delle belle soluzioni. Quindi benvenuto, lo dico ufficialmente ad Andrea nell'ambito della nostra realtà. E niente, l'ultima riga rappresenta un po' quello che era stata la mia premessa, cioè il fatto che, non vai poi sulla slide successiva, beh, quella che era la mia premessa, cioè l'orgoglio di aver fatto vedere a un gruppo di 500 persone che un gruppetto più piccolo di 5 o 6 sa il fatto suo e rappresenta una bella realtà all'interno di Soluzioni IDP e viene premiata col fatto che crescerà ulteriormente.
bella soddisfazione per me e per tutti voi che avete lavorato con me su questi progetti. Grazie ancora. Ok, diciamo che volevo solo citare un episodio che era successo i primi giorni di marzo dell'anno scorso, e insomma, sia all'interno che all'esterno erano successi nel giro di qualche giorno, che tutte queste due persone, di cui non faccio il nome, perché una è interna e l'altra è esterna, ma è conosciuta, mi hanno detto sicuramente per come sono messi SMEAP, Navision avrà un grande futuro. E io ho detto no. Secondo me invece è tutto da vedere questa cosa qua. Sono contento, siamo contenti che i fatti stanno dimostrando che avevamo ragione. Quindi questa è sicuramente una bellissima notizia. E direi che adesso possiamo passare alle domande. E so che sono arrivate due o tre domande per posta, diciamo col piccione viaggiatore. Quindi se Stefania può cominciare a fare queste domande, vediamo di rispondere, poi se ci sono delle altre diamo la parola magari a chi vuole fare domande. Abbiamo un po' di tempo, penso che valga la pena di approfondire le tante cose che abbiamo detto. Credo che insomma. Sì, non ce l'ha nella slide successiva, Ah, dottoressa, ma invece no, comunque no, no, non le ho qua. Non. io. Ok, era nell'ultima Sono una versione comunque. versione, ma se mi leggi tu comunque. Sì, allora, si è parlato di tre macro aree in cui potrebbero essere suddivise le attività attuali di soluzioni di P, per cui questa è la visione esterna. Internamente sappiamo bene che ci sono mini aree anche di una o due persone, nettamente divise da altre. Questa che è Certo. la realtà interna, come verrà traghettata verso l'idea delle tre macro aree? Sì, Parco ha già risposto prima nella chat, lo completo il ragionamento. È vero quello che viene detto in questa domanda. Alcune cose sono facilmente definibili, altre meno, perché ci sono persone che sono jolly, che fanno un po' di l'uno, un po' dell'altro. Su queste aree si sta lavorando e troveremo sicuramente una soluzione. È probabile che se c'è un tecnico che è specializzato nel fare implementazioni di GLOB piuttosto che di EVO, piuttosto che della fatturazione elettronica, a quel punto vada in BSA, anche se essendo un tecnico di sviluppo potrebbe finire nell'area del laboratorio sotto San Filippo, ma è tutto un ragionamento che nella nostra mente in questo momento è ancora nebuloso. Ne stiamo parlando con Salvatore Columbro e con altre persone. Insomma, diciamo che sicuramente il problema è da sviscerare, non c'è una risposta ancora. Mentre per le tre macro aree, corretto, ci sono tre macro aree: una è la BSA, l'altra è l'ICS e la terza è, come sappiamo, da pochi minuti, Navision. Quindi per il momento non ho risposte effettive, sicuramente verrà fatta un'analisi precisa, insomma, nel senso che spero che sia sufficiente. Ok, nel frattempo, prima di leggere l'altra, volevo solo avvisare che se avete nel frattempo appunto altre domande, potete usare lo strumento di chat o scrivermele via Skype, insomma, così le leggiamo. Se mai hai parlato di tecnologie in soluzioni di P, se togliamo la parte RPG e i prodotti che rivendiamo, abbiamo tutti i prodotti interni sviluppati con tecnologia NET. Tutto il mondo Evo, CEC, BRMS, E-Plus, eccetera. In SMEAP le linee guida sono opposte e tutto viene sviluppato in Java. Dovremmo pensare di abbandonare le tecnologie che conosciamo oppure daremo un valore aggiunto portando quelle nuove? Ma allora, intanto va tenuto presente che SMEAP è una galassia in via di trasformazione, perché SMEAP appare a chi la guarda superficialmente come un'azienda che fa 50 milioni di euro di fatturato, che ha quel diagramma che avete visto prima, però dentro quelle scatole ci sono tante piccole altre scatole che vengono dalle acquisizioni fatte negli ultimi anni. In realtà quindi la confusione è molta. E questi problemi che sono elencati in questa domanda molto, molto puntuale, sono problemi che stanno già incontrando le altre aziende che sono entrate poco prima di noi dentro il gruppo. Quindi non è che voglio evadere la risposta, ma la risposta in realtà sono problemi su cui si sta lavorando. Allora, il fatto che lavorino in Java, che ci siano degli standard, ok, va bene, però è anche vero che ci sono anche passatemi il termine, delle biodiversità che continuano a vivere anche in un mondo che lavora in Java. E quindi ci sono dei gruppi di sviluppo che continuano a sviluppare con altre tecnologie. Allora, molto dipenderà dalla vita che avranno i nostri prodotti che porteremo dentro il gruppo. Se Evo for Web, piuttosto che la fatturazione elettronica, avrà vita per i prossimi anni, è evidente che il programmatore che
e lavora su quell'area lì, continuerà a sviluppare con gli strumenti, con i tool che ha utilizzato finora. Quindi non, è una situazione dove, uso una frase che non piace molto a uno di voi, è una situazione da vedere caso per caso, nel senso che valuteremo, ma la domanda è chiarissima. Questo problema però ce l'hanno almeno in altre 5-6 società integrate dove c'è questa, come dire, situazione da dover che deve essere normalizzata, quindi ci si sta lavorando, ci vorrà del tempo, ma comunque sicuramente gli skill non verranno persi. Può essere che magari qualcuno si sia chiesto di fare un passo avanti e di convertirsi ma mediamente siete tutte persone che avete la metà dei miei anni o poco più, parlo dei tecnici che sviluppano, no? Quindi, voglio dire, quindi sicuramente non avrete difficoltà, se forse che potrebbe essere un'opportunità anche di crescita, quindi non vedrei problemi, insomma. Ok, Poi? poi tra le domande che avevamo ricevuto c'era il futuro dell'area nav. Direi che Alberto ha disegnato perfettamente quello che c'era da dire. Quello che posso dire io è che il tutto non è che sia, come dire, ancora sulla carta. È già su alcuni aspetti è già stato messo sul campo, sul tavolo, e si sta lavorando già su delle cose concrete. A dire il vero, queste cose erano già attuali a febbraio, poi il Covid ha rallentato un po' le cose, comunque per dare qualche indiscrezione, non più di tanto, perché anche volendo non possiamo, abbiamo dei vincoli evidentemente, si sta già lavorando su questi aspetti di aggregazione, eccetera. Poi se le cose andranno in porto o meno lo vedremo, ma sicuramente la determinazione di cui diceva Alberto è forte, quindi verrà portato avanti questo progetto di acquisizione di una barra due. Stiamo lavorando su questo aspetto qua. Comunque non è una cosa ancora da cominciare, è una cosa già avviata che vedremo se porterà dei risultati o meno. Presumo di sì, in un modo o nell'altro li dovrà comunque portare. Vado avanti. Quale organizzazione organigramma potrebbe avere la struttura di Vercelli dopo il 2021? Ma allora, per quel che abbiamo intuito noi, ma insomma, parliamo sovente con la proprietà, quindi credo che insomma, abbiamo idee abbastanza chiare anche su questo. Vercelli dovrebbe diventare una filiale, come tutte le altre, in cui ci saranno tre gruppi di persone. La soluzione di P, chiamiamola Fornav, mi piace chiamarla Fornav, comunque sarà soluzione di P come ragione sociale, che avrà dentro queste 15-20 persone, dipenderà, potrà essere che all'inizio siano solo 12, però comunque avrà dentro questo progetto. E poi ci saranno le persone della BSA e ci saranno le persone della ICS. Come verrà gestita questa filiale? Allora, innanzitutto non ci sarà più un consiglio di amministrazione, nel senso che Soluzioni EDP Fornava avrà un consiglio di amministrazione da cui però saremo fuori sia io che Alberto Raffaldi. Non lo so come sarà fatta questa. Le altre due non avranno evidentemente un consiglio di amministrazione perché non saranno società, saranno delle filiali nel vero senso della parola, risponderanno alle persone di Milano. All'interno qualcuno di voi, io ho citato Massimo, l'ho fatto perché è il più anziano, tra virgolette, ci sono anche altre persone che sanno già che a loro toccherà fare alcune attività di raccordo con Milano, con le persone di Milano. Comunque diciamo che il Deo ex machina, magari per una parte del suo tempo, vedremo, sarà comunque Massimo. E poi ci saranno delle figure di tipo operativo che dovranno relazionarsi con i Tarlarini di turno, con i San Filippo di turno, cioè con le persone che in SMEAP occupano i ruoli di gestione dello sviluppo, di gestione dei prodotti, di gestione del documentale e compagnia bella. Cioè, Yassin dovrà probabilmente relazionarsi passando tramite Massimo, con Alvino Lancini o Albino, non mi ricordo il suo nome esatto, con un Lancini che è il capo del documentale. Quindi per dirvi, se, non so se ho risposto a questa domanda, comunque diciamo che questo è la. Poi, queste erano quelle che avevamo raccolto prima, nel frattempo ce n'è un'altra. Al momento dello switch del dipendente da SDP a SMEAP, che fine faranno ferie e permessi residui? Ma allora, ecco, è una domanda che mi dà una possibilità. Allora, in questi giorni, lo rendo nota, non lo sanno neanche i miei soci perché è roba di ieri sera, quindi non ho potuto neanche. Dunque, devo dire che in SMEAP la gestione dei permessi delle ferie arretrate è un po' diversa rispetto a quello che è da noi. Quindi rubo un po' di tempo, ma vale la pena di fare un piccolo flash.
ovvero alla fine di ogni anno le ferie maturate nell'anno, se non vengono godute, vengono pagate, e i permessi invece forse no, o viceversa, forse le ferie vengono mantenute e i permessi, una delle due viene liquidata, cioè deve essere per forza liquidata nell'anno. Questo caso specifico, e vengono liquidate entro luglio dell'anno dopo, quindi in questo caso specifico entro luglio avrebbero dovuto liquidare le ferie del 2019 non godute. Siccome c'è stato il Covid, siccome alcuni hanno usato ferie per mancanza di lavoro, eccetera, hanno deciso di prolungare questa cosa fino a fine anno. Hanno chiesto cosa volevo fare io, ho detto io non faccio assolutamente niente, cioè, da noi si continua ad andare avanti così fino alla fine del 2021. Cosa potrebbe succedere alla fine del 2021? Premesso che ho ottenuto che ci sia una negoziazione one to one, cioè nel senso che le regole vanno bene, ma poi ci sono le persone di cui tenere conto. Allora, può essere che vi propongano, ci propongano a fine del 2021, nell'autunno del 2021, di pagare un po' di ferie arretrate, che le ferie arretrate, sapete, sono monetizzabili, quindi non. E quindi ci sia richiesto di pagare, non penso che sia una cosa, insomma. Anche perché su quelle ferie lì molti di voi, quasi tutti, avete già pagato le tasse, per cui insomma sarebbero soldini e anche soluzioni di PIA già anticipato dei soldi. Quindi, non. Quindi quello che è importante è questo, che tutti quei soldi lì sono accantonati a bilancio, quindi non è che sono soldi che devono uscire d'improvviso, quindi mettono in crisi di liquidità l'azienda. Così come il TFR dei dipendenti è accantonato, sono accantonati anche le ferie e i permessi, sono soldi che ci sono già. E quindi potremmo domani mattina, in teoria, anche se ci creerebbe forse qualche problemino, potremmo liquidare le persone. Ci sono persone che hanno veramente molte di ferie. Quindi potrebbe capitare che vi venga chiesto di fare un percorso di graduale scarico delle ferie e dei permessi. Però sarà una trattativa nel one to one con l'obiettivo di arrivare poi col tempo a normalizzare la situazione, magari non il primo anno, non il secondo, ma piano piano ci dovrà poi rientrare nelle regole del gruppo. Questo è abbastanza evidente. Non so se ho risposto alla domanda, però non ci sarà nessuna penalizzazione, ci cioè sono situazioni che vanno gestite e ho chiesto che sia una trattativa nei casi più complessi, one to one, cioè dove comunque si parla con le persone e io mi impegno a dare il mio contributo, ovviamente. Grazie. Per adesso non ci sono altre domande, non so se Il qualcun signore altro che ha fatto quella vuole. domanda sulle ferie vuole un supplemento di indagine, può fare un'altra domanda, non so se comunque spero di aver chiarito. Insomma. Non c'è nessuna curiosità, niente, è tutto chiaro. Piacerebbe a me avere però qualche feedback. Possiamo, se io dico, non so, chiedo un feedback a qualcheduno, avere un parere a caldo di qualcheduno, oppure sconvolgo la. Allora, io adesso faccio una riattiva l'audio per tutti, però poi singolarmente, se volete parlare, dovete aprirvi l'audio cliccando sull'icona quella del microfono. Ok, allora Ok, io quindi. posso fare qualche domanda? Abbiamo ancora un quarto d'ora, insomma, mi concederete questa. Volevo cominciare col chiedere al mio amico Bob a caldo un parere di un minuto, due, su questa situazione di cui forse sapeva qualcosa, ma non penso che conoscesse tu. Sì, ecco. Bob è Roberto Sì, Schifaretti, per chi non lo sapesse. Bob sono io, il Bob. Ma allora, qualcosa avevo sentito a febbraio, prima del lockdown, perché ero andato l'anno scorso a fare un due o tre presentazioni presso di loro, in cui mi avevano chiesto un po' la tecnologia che c'era, quindi sostanzialmente il Business Central, cloud nativo, tutta la parte, diciamo, di connettività, quindi esposizione dei dati tramite web service e OData, che loro già utilizzano, perché come avete detto prima, loro effettivamente usano tecnologia Java, quindi fanno essenzialmente quello che loro chiamano app, sono delle applicazioni web gestite con tecnologia PHP, Python, insomma, e Java, e abbiamo fatto anche un progetto da un cliente in cui noi con Navision abbiamo interfacciato, diciamo, il loro sito web fatto custom, personalizzato, che poi è diventato anche un e-commerce, e ho visto che erano interessati a far comunicare i sistemi. Quindi mi avevano detto che effettivamente nella presentazione che avevo fatto, specialmente la versione cloud, che è quella, diciamo, che stiamo proponendo ultimamente, che facciamo praticamente demo solo su quella, erano interessati perché la loro soluzione che mi hanno fatto vedere di SmaApp Cloud in realtà era una versione che partiva da quella, diciamo, on-premise e portata, diciamo, con queste pagine PHP.
quindi erano anche interessati a vedere come funzionava e mi avevano detto che volevano espandere, appunto, cercare di aumentare l'area per avere appunto possibilità di entrare anche nei nostri clienti e proporre magari siti web, cioè anche terze parti, diciamo, le applicazioni che loro fanno, anche le app fisiche che fanno sui telefoni, eccetera, per espandere, diciamo, le nostre cose. Da lì poi noi abbiamo un po' scopiazzato quello che fanno loro, abbiamo creato in questi mesi delle app che diamo anche noi, quindi abbiamo un po' copiato la loro tecnologia. Quindi già da lì mi avevano detto un paio di persone che conosco, uno è il commerciale Saviano, l'altro è la responsabile dei prodotti, e mi avevano detto che erano interessati. Già adesso sto facendo anche delle presentazioni per loro, perché loro, su certi clienti che magari vogliono migrare, perché devono cambiare sistema, magari è entrato in azienda il figlio del proprietario, altre persone, vogliono vedere gestionari diversi, fanno proprio questa carriera di prodotti, cioè partono dal loro SME app, poi propongono Pantera, Navision, quindi ha tutta, diciamo, una serie di slide già pronte e poi ci chiamano. Però non, onestamente non avevo capito, anche dal discorso di Lancini, che si investisse a potenziare l'area, cioè di assumere... E cosa te ne pare? Sicuramente interessante. Probabilmente hanno capito che su certi mercati, tipo magari dove c'è il progetto internazionale, piccolo o medio che sia, dove c'è bisogno di avere localizzazioni, il loro prodotto o non le gestisce o hanno avuto difficoltà, o magari pensano di venderlo ibrido, cioè dare, non so, il loro prodotto per l'Italia, magari per le filiali vendono solo. Questo è quello che mi avevano proposto e detto. Sicuramente interessante, perché come si diceva prima, quando ci avete acquisito, anche io onestamente non sapevo, perché è un'azienda che faceva tutt'altro fuorché Microsoft e Navision, e attualmente è vero quello che avete detto, lavorano con tecnologie non Microsoft, però no, quelle persone che ho conosciuto io, un po' di persone, sono abbastanza aperte anche a usare altre tecnologie, non è che, per dire, hanno sposato una causa e seguono sempre quella. Quindi il tuo giudizio sostanzialmente è interessante, è positivo. Sì. Il nostro gruppo sta lavorando discretamente, sono mai più o meno clienti ne abbiamo, stiamo anche prendendo clienti di altri par, magari scontenti, perché, cioè, noi, come tutta soluzione di PFA, lavoriamo facendo il meglio possibile. Ultimamente troviamo anche dei casi in cui alcuni vendono e poi scappano, come si dice, quindi troviamo delle situazioni veramente messe male, e lì si fa bella figura, perché si entra, si dà disponibilità, si sistemano i problemi e molte volte si vende anche il prodotto aggiornato o si vendono altre attività latere. Quindi sicuramente, okay, per quanto mi riguarda, penso anche i miei soci siano contenti di questa cosa, ecco. I tuoi colleghi? I miei colleghi, sì. Adesso volevo fare invece una domanda a una persona molto particolare, molto serafica, che è Yassin. Volevo sentire da Yassin che cosa ne pensa di questa operazione, di questi due anni, di questo passaggio. Buonasera a tutti. Devo dire che questo kickoff è sicuramente stato utile per togliere un po' di nebbia, di dubbi che avevamo, non solo io, anche molti colleghi, credo. Innanzitutto vi ringrazio per averci tolto alcuni di questi dubbi. Cioè, devo dire che la prospettiva mi sembra interessante, soprattutto in termini di continuità per il futuro. Smarcati, se ho capito bene, gli ultimi dubbi su magari alcuni colleghi che hanno figure, che hanno ruoli ibridi tra le società, tra la BSA e l'ICS, mi sembra che sia tutto chiaro e ben delineato per il futuro. Quindi ti piace come impostazione? Sì, io aggiungo anche una cosa, aggiungo solo una cosa a beneficio di tutti dall'alto della mia età. Quando si vivono situazioni di questo tipo, che persone preparate, come siete voi nelle varie vostre aree di competenza, entrano in un gruppo più grande, e soprattutto quando hanno visto che ci sono persone preparate, non dimenticate che è anche una bella opportunità per fare carriera, ricordatevi questa cosa qua, cioè, quando entrate in un gruppo grande, siete capaci di lavorare e gli altri lo capiscono, la vostra carriera lavorativa, se siete bravi, cresce in gruppi così. Ok, volevo chiedere ancora, se avete pazienza, facciamo ancora qualche minuto, chi dovesse andare, vabbè, non me ne ho a male, insomma. Volevo chiedere, fare ancora due o tre domande qua e là un po', volevo chiedere a una new entry, quindi che è vergine da questo punto di vista, insomma, diciamo che è entrato da poco, è entrato durante il lockdown, e quindi immagino ci sia Matteo Margara, giusto? C'è? Sì, ci sono.
Volevo sapere, Matteo, se vuoi dire due parole, cosa ne pensi? Ma dunque, beh, io sono arrivato da pochissimo, da, è proprio per un paio di mesi, proprio in questi giorni, e quindi per me è tutto nuovo, quindi è difficile poter dare avere un'idea precisa, ecco. E quindi insomma io sono molto contento di questo primo periodo che ho passato qua, e insomma spero di poter essere il prima possibile utile al mio gruppo, e insomma comunque sono soddisfatto delle persone con cui sto lavorando in questo periodo, perché mi stanno sicuramente dando una mano per cercare di migliorare. Ok. Vorrei sentire per chiudere Daniela, che è stata la nostra prima collaboratrice, e volevo capire se è già preoccupata per la nuova contabilità oppure se... Dottor Re, sì? sono Ale. Daniela è uscita proprio poco fa, scollegata poco fa, che è dovuta scappare. E allora dimmi tu, sei preoccupata? Tu sei giovane, però non puoi preoccuparti. No, però al momento no, sono tutte belle notizie. Ovviamente adesso per la nostra area, l'area back office dell'amministrazione ovviamente cambierà, ecco. Bisognerà vedere se verremo suddivisi anche noi all'interno delle aree. In realtà l'area del back office è considerata un'area dei servizi insieme alla contabilità, insieme al marketing, quindi probabilmente non sono andato oltre su quella parte perché non è ancora molto chiaro, ma può anche darsi che l'area dei servizi, cioè back office, commerciale, marketing, vengano addirittura accorpati direttamente nella holding, quindi ci sia addirittura un quarto cedolino, cioè non ho voluto creare complicazioni, insomma non cambia niente comunque, nel senso potrebbero essere al servizio di tutti, no? Cioè, la contabilità la si fa per tutti, insomma, quindi avrebbe anche un senso, quindi il tuo ruolo. E a proposito di possibilità di carriera e tutto, spero due parole per Alessandra, visto che ha fatto la livello invece di Daniela, perché Alessandra è un esempio di come si possa veramente partire da zero e cominciare negli anni a crescere e a imparare un mestiere, quindi insomma non posso veramente parlare con tutti, quindi utilizzo lei come veicolo. Alessandra è un esempio di come l'impegno poi alla fine paghi e dia dei risultati, quindi Alessandra è sicuramente una che potrà fare carriera volendo. Grazie. Bene, io per me ho finito, se non ci sono altre domande non vi tedio, più o meno abbiamo rispettato i tempi, sono le 12:20, 18:26. Posso chiedere una cosa? Sentite? Sandro? Sì, sì. Vai Sandro. Ma una cosa che non mi riguarda, però mi viene in mente così, cioè i consulenti esterni, i collaboratori esterni, quelli che non sono libro paga, non... Sì. Continuano ad essere consulenti esterni. Collaboratori esterni, società di riferimento, cioè. Continuano esattamente come prima, se hanno voglia di lavorare con noi, cioè non, cioè, chi in quanto consulenti esterni hanno la loro partita IVA, fanno le loro fatture, cambierà il contratto, sarà un contratto nuovo. Ok, grazie. Anche quelli che sono esterni nell'ambito del gruppo Navision continuano a lavorare come adesso, diciamo, non cambia niente. Il rapporto... Sarà un contratto su una carta intestata diversa, probabilmente, ma forse neanche, perché se lo CDP rimane uguale, può essere che rimanga lo stesso contratto per Navision, rimane lo stesso contratto, probabilmente. Gli altri... In generale sono consulenti esterni e quindi fanno le loro fatture alla società per cui stanno prestando il servizio in quel momento, quindi... Invece di farlo magari a soluzione di Pi, lo faranno a SMEAP ICS piuttosto che a SMEAP VSA, quello che è. Ecco, Marco Stagnotti c'è? Marco? Sì, ci sono. Vuoi parlare un pochino più forte? Ci sono, mi sentite? Allora, vuoi raccontare più in dettaglio due cosette del tuo futuro? Vai. Adesso... pare dai, che il dai, mio non futuro ti fare scrupoli. No, allora pare che come in tutte le estati quando c'è il calciomercato io abbia diciamo venga anticipato il mio passaggio alla squadra SMEAP, perché è nata un'esigenza particolare di una persona commerciale che va in pensione e quindi sarei chiamato a sostituirla, per cui probabilmente a breve io passerò già direttamente sotto SMEAP.
Questa è la dimostrazione di come l'integrazione avviene senza sussulti. Marco adesso lui è timido, ma è molto contento di questa operazione, che comunque è un segnale di continuità, nel senso che ancora prima della fine del 21 lui si accasa direttamente, ma anche perché vivendo a Milano ha un senso questo, vivendo a Milano, seguendo clienti di Milano e seguendo, andando a seguire i clienti di questo signore che va in pensione, che sono di Milano, aveva un senso. Però lo dico per i suoi colleghi e per Mario Pavesi, cioè in realtà continuerà comunque a seguire i clienti di Soluzioni P che ha in carico e mi aspetto che venda per conto di Soluzioni di P i prodotti ai clienti che andrà a seguire di SMEA, cioè, perché il Questo fatturato sicuramente, questo sicuramente. è enorme. Quindi, Ma ok, conto anche di fare qualche visita Covid permettendo a Vercelli. quindi. E come Bravissimo. minimo, Marco, ti Va aspettiamo. bene. Io non ho altro. Un'ultima battuta proprio velocissima a Matteo Piazzano, perché è un milanista come me, quindi. Matteo, come va l'inserimento? Matteo? C'è ancora? Come Sì. va l'inserimento, Matteo? Non sentiamo niente. Vabbè. L'inserimento rispetto alla Juve No, no, è l'inserimento rispetto alla più società. bella. Matteo? Non riusciamo Forse non a. Vabbè, riesce a riattivare l'audio. niente, diciamo, chiudiamo qui. Ovviamente avrei voluto fare una domanda a tutti, ma non è possibile, poi mi perdete così a pedate. Direi chiudiamola qui e niente, se ci sono degli approfondimenti, adesso vi verrà mandata la documentazione via mail. E le char che abbiamo usato. Se ci sono approfondimenti, io e i miei soci siamo naturalmente a disposizione e basta. Ringrazio ancora Fabrizio per tutto quello che ha fatto per Soluzioni P in questi anni. Sono un po' triste, però poi mi passa, insomma, quindi. E comunque conto di averlo in ufficio sovente quando riprenderemo post-Covid a frequentare gli uffici. Vi saluto e buona serata a tutti. Alla prossima. Ciao a tutti, Grazie. arrivederci. Ciao, ciao a Ciao. tutti. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a Ciao tutti. Walter. Saluti. Ciao ragazzi, Saluti a grazie. tutti.